Più Radicale, siamo qui al congresso di Radicali Italiani e con Maria Angela Pisano, tesoriera dell'Associazione per la Grande Napoli, e Roberto Gaudioso, anche lui dell'Associazione per la Grande Napoli. Perfetto. Allora chiediamo a Maria Angela intanto, che sta qui da oggi o da ieri? Da ieri, quindi ha avuto magari modo di farsi un'idea un pochino di come sta andando questo congresso, anche la partecipazione. La partecipazione devo dire che è buona, veramente buona. Le commissioni sono state tutte molto interessanti, le tematiche delle commissioni sono state tutte molto interessanti. Io in particolare ho seguito quella sull'Europa e devo dire che è stata molto molto interessante, gli interventi sono stati molti e interessanti. E niente, poi c'è stato, diciamo, oggi un intervento che mi ha poi un po' mi ha riportato un po' alla tematica dell'Europa, quando, diciamo, anche noi ci chiedevamo cosa può fare il Partito Radicale. E mi è piaciuta la risposta di Lorenzo Strickleavers, che ha parlato del transnazionale. In realtà noi, prima di essere radicali italiani, siamo transpartitici e transnazionali, e quindi il Partito Radicale impegnato in tutte le battaglie, però credo che per l'Europa debba veramente impegnarsi, perché diciamo che il partito transnazionale è nato proprio in virtù dell'Europa unita, diciamo, e questo... Dicevo, insomma, ci sono state tematiche interessanti, la tematica transnazionale, gli Stati Uniti d'Europa, insomma, sono una tematica, un cavallo di battaglia radicale da molto tempo. E tu, Roberto, sei un giovane militante da poco, da molto, da quanto? Allora, io sono un associato dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, però diciamo che faccio informazione per i radicali almeno da 2 anni. E non ho ancora la tessera del Partito Radicale perché per i costi un po' proibitivi. E non sei l'unico. Quindi sono un po' alti per noi studenti, ed lo dico a malincuore, non è solo per me, perché io mi sono informato, ho studiato per essere radicale, perché non ci si arriva facilmente, soprattutto noi giovani non conosciamo il Partito Radicale, non lo conosciamo per nulla. E questa attenzione agli ultimi, di cui per esempio parlava anche Pasolini, è reale, mi sono accorto che è reale, però questi ultimi non possono partecipare al nostro partito perché non possono pagare la tessera, e quindi penso che sia una piccola contraddizione che dovrebbe essere corretta, almeno creando, diciamo, qualcosa per gli studenti o anche per le persone che hanno, o per i disoccupati, o per qualcuno che guadagna pochissimo l'anno. Per il momento, diciamo, è stata elaborata la rateizzazione della quota, che però, insomma, ovviamente su una quota alta oggi, insomma, facendo il discorso della rateizzazione, anche una casa sembra che costa poco, ma insomma. E quindi, insomma, questa cosa della quota è abbastanza pesante, ma non è soltanto per gli studenti, oggi anche i lavoratori, spesso col precariato, ex lavoratori, chi perde il lavoro, sì, potrebbe in effetti essere. Maria Angela, tu che ne pensi di questa cosa? Allora, vabbè, se adottiamo il metodo del costo di un caffè al giorno, diciamo che ce lo possiamo permettere tutti. Io sono stata una che in passato si è iscritta nella maniera rateizzata, molto molto tempo fa. Vabbè, io sono entrata nell'87, quindi sono, diciamo, una radicale storica, me ne vanto, e quindi ne ho viste un po' di tutti i colori, però effettivamente oggi è il costo effettivamente un po' alto, però io dico che dobbiamo fare in tutti i modi per avvicinare i giovani alla politica radicale, perché la politica radicale è tutt'altra cosa. Mi piace ricordare una cosa che dice Pannella, io vorrei citare tutto quello che dice Pannella, perché è proprio è il maestro.
E lui dice che alla gente piace preoccuparsi e non occuparsi. Io dico che il Partito Radicale si preoccupa e si occupa veramente delle problematiche che riguardano tutti i cittadini. E non nego che è faticoso, è molto faticoso, perché noi tuttora facciamo politica per la strada, che io ritengo sia necessaria, sia per l'aspetto informativo, perché la gente non sa nulla spesso, quindi noi per strada facciamo informazione, raccogliamo anche qualche soldino un po' a fatica, perché molti proprio ci evitano. Però insomma la politica di strada è importante, cioè fare i tavoli per la strada è importante. Non so, possiamo chiedere come fare per andare incontro ai giovani, però io ritengo che sia un vero investimento. Vediamo un poco che cosa, diciamo, se si pone la problematica, vediamo un attimo. Se posso, noi per la Grande Napoli ci stiamo muovendo, penso, positivamente per i giovani, abbiamo delle nuove iscrizioni giovani, in particolare anche questa idea di avvicinarci alle università e di avvicinare i giovani sulle singole tematiche del Partito Radicale, non so, antiproibizionismo, immigrazione, diritti degli immigrati, diritti di coppie di fatto, laicità, e piano piano avvicinare le persone anche poi proprio alla scoperta anche del Partito Radicale, alla sua storia, senza un'ideologia troppo forte, senza, ammettendo anche alcuni errori per esempio alcune volte, e l'importante è avere, diciamo, questa faccia in qualche modo chiara, cercare di parlare chiaramente con le persone. Sì, poi ci siamo presi anche dei vaffa e delle parole, sì. Io so comunque che voi per l'associazione per la Grande Napoli siete molto attivi a Napoli, diciamo, sulla questione carceraria, che è drammatica, e avete anche, diciamo, un'attività, insomma, di contatto, di collegamento con molti familiari di questi detenuti. Ma io quello che vi volevo appunto chiedere, data questa attenzione che ormai è storica, no? Verso questa categoria che purtroppo vive sulla sua pelle la tortura di Stato, adesso io non vorrei fare, diciamo, un po' il materialista, ma un minimo ritorno elettorale almeno da parte di queste persone, secondo voi è possibile aspettarselo? Ritorno elettorale? Sì, io credo di sì. Noi abbiamo avuto delle manifestazioni di riconoscimento proprio per l'associazione e per i radicali. Doveva anche venire con noi una signora, madre di un ragazzo che veramente è stato rovinato in carcere. E diciamo che io non conosco bene la storia, sicuramente Luigi, il segretario, la conosce molto molto meglio di me, però io ho parlato a telefono con questa signora e mi diceva che il figlio è stato proprio rovinato, addirittura è talmente traumatizzato che non riesce a parlare di questa sua esperienza in carcere, dove è stato per ben 4 anni. Lui è entrato a 18 anni e ne è uscito a 22, quindi veramente è stato proprio distrutto. E per quanto riguarda, come mi chiedevi, del ritorno elettorale, sì, io credo proprio di sì, perché moltissime famiglie, quando noi abbiamo fatto il sit-in davanti al carcere di Poggio Reale, venivano spontaneamente a firmare per il digiuno, per l'adesione, e ci lasciavano l'indirizzo, ci chiedevano notizie che, insomma, che potessero in qualche modo essere utili. Quindi io credo, però appunto ritorno al punto di prima, continuando a fare politica per la strada, noi queste persone le incontreremo continuamente. E voglio dire una piccola notizia che, diciamo, è un grosso vanto per noi: abbiamo una sede finalmente e quindi abbiamo anche modo di incontrare persone, quindi noi inviteremo le persone alle nostre assemblee settimanali.
E qui... possiamo anche dire dove è ubicata? Certamente, a Napoli, a Piazza del Gesù. E non è proprio una sede, Roberto ne parlerà in maniera più esaustiva perché è stato proprio lui a trovarla. Sì, certamente. Allora, prima volevo rispondere alla domanda, secondo me in numeri sensibili non ci sarà un ritorno elettorale, in numeri sensibili, a parte delle individualità, ma in numeri sensibili, numeri grandi no. Se non usciamo in televisione, non in web tv ma nella televisione, difficilmente con quelle famiglie riusciremo ad avere un ritorno elettorale, perché molte comunque sono mature e magari non guardano comunque la web tv e quindi al momento di voto o si saranno dimenticate o comunque guarderanno la televisione per farsi un'idea prima delle elezioni. Per i giovani è diverso, però quello diciamo esula un po' dalla lotta per l'amnistia e lì forse riusciamo a prendere qualche voto in più. La televisione fa ancora tantissimo, e ancora il problema io penso che sia veramente enorme, perché dal non passarci, dalla non notizia siamo anche addirittura arrivati alla mistificazione totale, quindi diciamo siamo veramente non ottimo. Possiamo aspettarci nulla da questa diciamo televisione, dall'informazione televisiva? No, però possiamo continuare a combattere, noi l'abbiamo fatto, in una manifestazione penso che possa essere un nostro vanto, organizzata in 3 giorni praticamente, sotto la sede della RAI e di Napoli, siamo riusciti a farci intervistare comunque e a comparire per circa un minuto. Di solito non ci siamo mai nel TG regionale, ma proprio mai. Ricordo addirittura che un anno fa, prima di partire per la Tanzania, c'era una manifestazione molto grande a Caserta, e alla quale partecipai io insieme al segretario e molti altri, adesso i numeri non li ricordo, però quella lì passammo anche sotto la sede del Mattino. Non è mai esistita quella manifestazione se non per Radio Radicale. Quindi, la sede noi abbiamo affittato i locali praticamente dall'Arcigay, che è vicino Piazza San Domenico Maggiore. Quindi magari speriamo anche di avviare una collaborazione in qualche modo con l'Arcigay, l'Arcilesbica, che anche ha i locali in quella sede. C'è da lavorare. Allora a questo punto noi auguriamo a Mariangela e a Roberto un buon congresso. Grazie. E come sempre speriamo che da questo congresso esca diciamo una svolta, un qualcosa che possa, una soluzione per gli annosi problemi. Certo. Grazie ancora. Grazie.